Smisurata preghiera è la summa, il riassunto dell'intero albo, è un appello, un'invocazione a un'entità quasi parentale, ad una grande mamma, un grande padre, perché si accorgano degli ultimi, della minoranza. Da una nota del testo sappiamo che è liberamente tratta dalla saga di Mackerel, Il gabbiere, di Alvaro Mutis, e infatti gran parte dei versi usati appartengono proprio alla Summa di Mackerel, Il gabbiere. Il gabbiere è quel marinaio addetto alle vele di gabbia, che sono quelle sopra la vela maggiore. Si tratta quindi di una persona molto esperta che spesso funge da vedetta. In Mutis è lui, Mackerel, a guardare il mondo dall'alto, invece nella canzone di De André chi è posto in alto a guardare i servi disobbedienti è la maggioranza. La prima parte della canzone è dedicata appunto alla maggioranza, quella parte dell'umanità in cui Fabrizio non amava molto stare perché le maggioranze, come diceva lui, si contano. Tralasciando le parti di Mutis originali, seguendo il testo che ha messo insieme De André, ora che si è capito di chi sta parlando, cioè la maggioranza, questa viene ulteriormente descritta come gretta e meschina. Perché? Perché la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, coltivando la sua superbia, è lì, onnipresente, come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia, come un'abitudine. Perché la maggioranza ha sempre ragione ed è per questo che è la sfortuna di chi non ne fa parte ed è un'abitudine invece di chi comanda. Fabrizio De André costruisce un attacco spietato ai padroni del vapore, a chi guarda dall'alto il resto del mondo con superbia e senza compassione, a chi si conta e dice: siamo più tanti noi. Ma ora che si è capito, ho fatto questo contesto, serve a spiegare, a porre, mettere l'attenzione ai servi disobbedienti, a quelli che viaggiano in direzione ostinata e contraria, gli ultimi, le minoranze, le anime salve, i disperati che muovono gli ultimi passi tra il vomito dei respinti, per consegnare alla morte una goccia di splendore. Perché senza di loro anche la morte sarebbe spenta, inutile. Sono questi ultimi che le danno valore. Il finale è un crescendo evocativo, una preghiera che è quasi un rimprovero alla divinità. Perché dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Questi ultimi si meritano l'attenzione del Signore come una ricompensa per quanto hanno sofferto sulla terra, anche a costo che questa attenzione la debbano ricevere come una svista, come un'anomalia, come una distrazione, come un dovere.